Eccoci qua, signori. Buonasera a tutti da Pachi Criscuolo, Carlo Celotti. Benvenuti in questa, in quest'altra partita della quarta giornata del Crone dell'estate, Crone Summer. Ciao Rogozzi. Ciao Rogozzi, marchio di fabbrica della coppia Criscuolo Celotti. Questa sera vedremo affrontarsi ore 22:45 Real Foggio, Real Madrid in tenuta blu, blu celestino, diciamo, contro Real Palazzine in tenuta completamente bianca. Real Palazzine, ricordiamo, secondo in classifica, 6 punti, 2 vittorie, 0 pareggi, una sola sconfitta, differenza reti che li vede con un più 5 in campionato. Quindi se vince stasera, che punti va? Penso sempre in secondo, perché prima hanno vinto il Broncosauri, ricordiamo, okay. 14-15-0 Intanto Real Madrid terzo in classifica, quindi secondo contro terzo, una vittoria, due pareggi e, attenzione, ancora zero sconfitte per il Real Madrid. Differenza reti, bello, li vede, più uno, gesto di fair play. L'arbitro, ricordiamo, il signor Iovene della sezione di Napoli. Siamo pronti quasi per iniziare. La formazione del Real Palazzine vede in campo il portiere Grimaldi, capitano numero 3 Ruffo, numero 7 Murolo, numero 10 Nambuletto, gran giocatore, e numero 17 Vitulli. Mentre per quanto riguarda il Real Madrid, in porta Cervizzi, numero 1, poi Clemente, Pacifico, Sieno e numero 10 Fossa. Questa sarà una bellissima partita, perché comunque se la combattono seconda contro terza, e quindi chi vinca il migliore, che vinca il migliore, in bocca al lupo, che vinca lo sport e lo spettacolo. Che meraviglia, quindi ci facciamo, ci divertiremo anche. Ci divertiremo. Dove siamo? Dove siamo questo? Dove siamo? Che senso? A Real Poggio, Poggio Reale. Poggio Reale. Intanto attacchiamo il caricatore al telefono. Un attimo. Ok, è andato? Lo scopriremo solo se si spegnerà il dispositivo. Non posso mettere, non posso mettere stante. No, no, si abbassa, si toglie. Meglio di no, lasciamo così. Si aiuta, aiuta, si mi aiuta. Non aiuta, va bene. Che meraviglia, ci siamo, ci siamo. Quindi ancora... Carlo, come, che partita prevedi questa sera? Prevedo una partita combattuta. Chiacchiera un po', vado a vedere chi sono io. Che meraviglia, una partita combattuta, una partita che comunque avrà come punto chiave, come parola chiave, vincere. Perché comunque tutte e due squadre, comunque si temono, chiaramente vincerà chi avrà più testa. È bello vedere anche come si allenano, tutto quanto, grandissimi. Comunque lui è Pasquale. Ci siamo, ci siamo! Ci siamo, ci siamo! Che vinca il calcio! Il calcio parte. Un buon divertimento, Pasquale. Real Palazzine, Real Madrid. Vitulli verso Ruffo. A memoria abbiamo un ottimo ricordo con il Real Palazzine, ci siamo veramente divertiti in un'altra partita. Real Palazzine e il Salvador. No, no. Una piccola curiosità, ho chiamato la squadra Real Palazzine la scorsa volta. Real Palazzina, tutta la partita, intanto corre. Palla dentro a cercare Clemente, probabilmente lui, sì, Clemente, attenzione, l'amuletto da dietro, intervento, fallo, primo calcio di punizione a favore del, del Real Palazzine. Tanto, panchina fortissima quella del Real Palazzine. Pacifico lui, è Pacifico, Clemente, altissimo Clemente. Intanto c'è altissimo Clemente sul calcio di punizione. Ci avviciniamo un po' all'azione. Prima occasione, vediamo. Clemente. Tiro! Le saliva! Attenzione Clemente! Infatti sì, l'ho sentito. Clemente, pardon, Grimaldi l'ha presa proprio lì dove non batte il sole. Si è sentito chiaro chiaro l'esplosione del testicolo destro? Anche sinistro, Pasquale, perché sì, è proprio il centro. Però lui è un gladiatore e si sta Grimaldi, alzando. Altra piccola curiosità su Grimaldi. Prima dell'inizio della partita ci ha chiesto: ma il portiere
non vince mai la medaglia come migliore in campo. Sta a buon punto perché ha fatto una bella parata. Sì, a buon punto, una buona parata. Quindi, come si vuol dire, dà anche tutto il suo corpo per rendere. Ma anche per essere il suo corpo. Intanto, Pacifico tenta il tiro. Grimaldi non si fa sorprendere, arriva Clemente. Grimaldi, pallone sulle braccia. Vitulli, Murolo. Clemente di Roberto, scendo con me. Tenta il tiro Ruffo, Ruffo storico, cardinale, che ha movimentato la rivolta napoletana di Lazzari del 1799, ma questa è storia. Il cardinale Ruffo, esatto, il cardinale Ruffo ai suoi tempi. Fammi dire un attimo questo piccolo aneddoto. Il cardinale Ruffo ai suoi tempi fece entrare dei briganti, insomma, nel palazzo reale di re Ferdinando, okay. Re Ferdinando, sì. Insomma, per scatenare proprio la rivolta di Lazzari, insomma, ma queste storie, se storia, questa sera ci sarà una rivolta, storia, spero di no, ovviamente, rivolta napoletana. Ma non perdiamoci in chiacchiere, appoggio di prima di Pacifico a cercare Sieno, credo, numero 7 Sieno, proprio lui. Fossa, scambio con Clemente, pallone che arriva a Sieno, Fossa numero 10, Fossa tenta il tiro sul fondo, Fossa. Pacifico molto aggressivi, Real Madrid. Vitulli, Ruffo, Murolo, poco movimento dei compagni, pallone a Grimaldi, attenzione che sale Grimaldi perde il pallone, la porta è libera. Chiusura in extremis di Murolo. Mi dice un po' Aruta, Aruta un po' più dentro, per favore, vicini. Fa una cosa, Pacifico intanto. Clemente 1-0 Real Madrid, rete di Clemente, 1-0, palla al centro. Sa pure un ombrello, vedi un ombrello. E tanto, lascia. Murolo, Ruffo. Intanto l'amuletto ancora forse un po' in ombra. Hai segnato anche io, non mi sono perso. Probabilmente, credo, il giocatore più tecnico del Real Palazzi. Nambuletto! Non va, stop magnifico, sì, gol di Clemente per Real Madrid. Cervizzi il portiere, credo, sì, Cervizzi. Clemente. 3 contro 2, Clemente, parata di Grimaldi, tiro centrale. Oh. Murolo forse spinge un po'. Murolo ha deciso questa partita, Murolo. Pallone nei piedi del capitano Ruffo. Vitulli. Grimaldi. Tacco di chiusura di Fossa. Attenzione Clemente, c'è Pacifico al lato, chiude Vitulli, blocca un'azione pericolosa. Fossa, nulla di fatto quando siamo arrivati al sesto minuto, esatto, quinto minuto, 1-0 Real Madrid, Nambuletto controlla, Fossa con la spallata lo sposta. Possibilità di contropiede. Pacifico tenta il tiro. Sempre lì. Sempre lì in quella zona. Fossa tenta il tiro. Palo. Palo Real Palazzino. E poi in bambola in questo periodo della partita. In questo momento particolare della partita. Un po' in bambola Real Palazzino. Rimessa laterale, Nambuletto, appoggio di prima, se io lo vado a dire, Vitulli, Ruffo, Grimaldi, Vitulli,
ancora Grimaldi, giro palla intenso quello del Real Palazzina, però non trovano il varco giusto, movimento anche dell'Ambuletto, intanto appoggio sbagliato di Muro, lo recupera proprio lui in Ambuletto. 1-0, sempre 1-0, Pacifico, 1-2 con Clemente, palla un po' lunga, Pacifico non riesce a controllarla. Vabbè, Muro, attenzione, contro Fossa, di spalla, chiude Fossa, Fossa chiude, Muro lo cerca di battere velocemente il calcio d'angolo, ma l'arbitro chiama la distanza. Va bene, tanto una serie di cazzoni. Oh no, no! Vitulli non è d'accordo con la decisione dell'arbitro. Battono velocemente quelli del Real Madrid, Sieno sparalto sul pallone, servito sulla velocità da parte di Pacifico, nulla di fatto, quindi si riprende la partita. Murolo un po' acciaccato forse, credo, no? Anche l'andata si fece male, ha avuto un attimo di terrore, però siamo salvi e questo è l'importante. Sieno, Fossa, Murolo, un forsennato, corre tutto il campo, Sieno supera, attenzione, Sieno, gran parata di Grimaldi, pallone magnifico di Nambuletto a cercare Murolo, spinta, Nambuletto, che gol di Nambuletto! Nambuletto! Probabilmente il migliore dei suoi, pareggia. 1-1. 1-1 per il Real Palazzino, il numero 10. Nambuletto, gol magnifico. Però anche il lavoro che ha fatto. Gran lavoro da parte di Murolo, un forsennato, indemoniato Murolo in questi primi scarsi 10 minuti di gioco. Pareggio di Nambuletto, prima azione del Real Palazzino offensiva, primo gol di chi? Se non di Nambuletto. Sieno, già, giusto? Ho già avuto il piacere di fargli la telecronaca qualche settimana fa. Nambuletto, ho visto tutte le sue doti tecnico-tattiche. Sieno, tiro deviato, intanto doppio cambio a favore del Real Palazzino. Giocatori contati invece per Real Madrid, 5 in campo, 0 in panchina. Sieno, intercetto da parte del numero 8, Aruta. Entra di nuovo Ruffo. È entrato Conte, è entrato Daniele, numero 9. È entrato anche Ruffo. Ruffo, praticamente tutta la squadra è cambiata. Cambia praticamente, cambiano tutti a parte Ruffo, è entrato Conte, è entrato Aruta, è entrato Daniele. Conte è proprio lui per Ruffo, capitano. Conte, palla a cercare Daniele, chiuso da Clemente, la Fossa, pardon, è lui Clemente, Clemente contro due, raddoppiato Clemente, vantaggio Sieno, supera Ruffo, Sieno supera anche il numero 5, parata di vedi, attenzione Clemente, successo qualcosa, intanto calcio di punizione quindi a favore del Real Madrid per un'entrata a piede a martello. Calcio di punizione, eh sì, calcio di punizione, anche se avevo visto un tocco di mano. Vabbè, è entrato un po' col piede a martello, tocco di mano così. Conte, se non sbaglio. Molto poco felice. Un po' particolare. Intanto eccoci qua, Pacifico, Cervizzi, Sieno allarga verso Fossa, Fossa corre Daniele, buco di Aruta, Sieno, paratona di Grimaldi incredibile. Conte chiuso, raddoppiato da Sieno e Pacifico. Altro fallo a favore del Real Madrid per l'entrata un po' dura.
Entrata a partire. Fossa intanto Siena, ha avuto più contrasti io che stasera che tutte le partite. Attenzione. 1-1. Battuta. Attenzione, Clemente intanto cerca il numero su prima. Cerca il numero su Grimaldi, non si fa ingannare, sorprende, si sì, pacifico sul calcio d'angolo. Palla vinto fortissima. Cambio. Battuta. È scaduto il tempo. Riparte Ruffo con un'improbabile fascetta nei capelli color arancio. Va bene così. Daniele intanto. Adesso Grimaldi, il portiere. Belle parlate questa sera di Grimaldi. Stop del numero 5, credo. Attenzione. Tenta il numero d'alta scuola. Conte purtroppo non riesce. Doppio buco da parte di Aruto e Pacifico. Daniele. Conte. Ancora di tacco verso Daniele. Servizio intercetta, riparte Pacifico. Fossa numero 10 del Real Madrid, che ricordiamo il punteggio 1-1, palla lunga, per poco non sorprende il portiere Grimaldi. Ricordiamo il punteggio 1-1, reti di Clemente per il Real Madrid. Attenzione, reti di Clemente, dicevo, per il Real Madrid, e Nambuletto per il Real Palazzine. Tiro di Conte, parata di Servizi. Attenzione, prossimo contropiede, esatto, Carlo Fossa, sinistro, rasoiata. Altra grande parata di Grimaldi, grande parata. Palla lunga però questa volta di Grimaldi. C'è lui. Sieno, cambio di fascia per Sieno, Clemente allarga Fossa. Sieno, numero 7, supera Conte che lo chiude. Allora, morcia a me. Pacifico, Clemente. Fossa. Palla dentro, deviata, calcio d'angolo a favore del Real Madrid. Corre. Il bel giocatore Fossa. Intanto proprio lui abbatte il calcio d'angolo a favore del Real Madrid. Grimaldi devia il pallone. Dote. Tecnica. Attenzione, contropiede Real Palazzine con Conte. Allarga. Daniele Palo, incredibile. Aruta. Ancora lui chiuso da Fossa e Clemente, recupera il pallone Clemente, spinto dal numero 9, Daniele. Che palo Pasquale. Grande azione, grande contropiede Real Palazzine, purtroppo si spegne sul palo il tiro di Daniele. Pacifico rientra di punta verso Fossa, con tocco di Fossa. Corrente alternata, forse un pestone. Forse un pestone per Fossa. Terzo fallo intanto per Real Palazzine. Palla un po' arretrata verso Pacifico. Hanno assistrato. 1-2 che riesce a trovare Fossa, pallone a cercare Pacifico dentro, non riesce a passare. Sieno tenta la conclusione alta, bel tiro potente però. Ma dove è volato? Grimaldi. Altri cambi. Ah ok, escono, perfetto. Escono tre, entrano tre. Murolo, Daniele entra, esce, Daniele. Per Daniele Aruta tra bassa, solo Murolo e Nambuletto. Palla a cercare Conte, stop magnifico di tacco, purtroppo non riesce a controllare ancora il pallone. Sieno allarga, dove non c'è nessuno. 1-1. Murolo
Murolo. Recupera il pallone della Madrid che parte Sieno contro Pitulli, pardon. Autorete incredibile di Murolo. Autorete incredibile sul pallone messo dentro. Pallone messo dentro da Clemente Pitulli, pardon, Murolo. Per però non ha nulla da rimproverarsi perché stava dietro, aiuta la squadra. Corre tanto, purtroppo. Sfortunatissimo Murolo, veramente. Partita magnifica fino adesso. Però la partita è apertissima. Partita aperta. Punteggio di 2-1 Real Madrid. Autorete di Murolo, numero 7 del Real Palazzino. Sfortunatissimo, veramente. Murolo. L'ambuletto ce l'ha sul sinistro, palla a cercare proprio il numero 7 Murolo, esce Cervizzi, scivolata di Murolo per prendere il pallone, purtroppo non è consentita il calcio a 5 e quindi l'arbitro chiama il fallo, Murolo non è d'accordo, ma è una regola scritta, purtroppo è scivolata al calcio a 5, non si possono fare, intanto pallone nei piedi di Pacifico, appoggio sbagliato, recupera proprio lui Murolo, palla a favore, rimessa laterale e al Palazzino, batte proprio lui Murolo verso Conte, Pitulli, Grimaldi. Ora Pitulli di prima appoggia ancora a Conte, in appoggio. Conte. Pitulli, 2-1. Palla filtrante a cercare Nambuletto che di testa la gira purtroppo sul fondo. Coordinazione buona di Nambuletto. I movimenti di Nambuletto sono pericolosi. Nambuletto, insomma, conosciamo le sue doti. Sieno, dall'altra parte c'è il Pacifico. Sieno allarga proprio verso Pacifico. Rientra Pacifico, chiuso da Conte e palla nei piedi di Conte, appunto. Lancio lungo a cercare Murolo. Tenta uno stop improbabile Murolo. Lui è un turbo. Sieno non si ferma mai. Clemente. Sieno di Becerra. Pacifico. Grimaldi. Altra parata di Grimaldi. Grimaldi, a differenza di Cervizzi, impegnato veramente tanto in questo primo tempo. Comunque si è trovato. Sieno supera. Incredibile, signori. Gol di Sieno. Pensavo fosse uscita. 3-1 Real Palazzine. Rasoiata di Sieno che sorprende. Sorprende questa volta l'impeccabile quasi Grimaldi fino a questo punto. Punteggio di 3-1 Real Madrid. Grimaldi che giustamente non l'ha presa. Grimaldi bene. Non l'ha presa bene, ci sta perché sta facendo una grande partita Grimaldi. Peccato per questa grande rasoiata di Sino che è un grandissimo calciatore. Veramente forte. Murolo, altro gran calciatore. Scusami Carlo. Murolo tenta il tiro chiuso da Fossa, difensore centrale in questo momento della partita. Batte anche la rimessa laterale Nambuletto. A parte il gol forse un po' in ombra Nambuletto, forse un paio di occasioni. Conte tenta il tiro deviato, calcio d'angolo a favore e al Palazzino. Non hanno detto mi arrendo. Vabbè, possono mettere mi arrendo. Ci siamo. Pitulli alto. Ci ha provato. No. Sieno, intanto Sieno palla dentro a cercare Clemente. Olli e Benji hanno fatto. Altra chiusura di Grimaldi fondamentale, poi altra spazzato di Grimaldi, via da Nambuletto, forse palla dietro verso Fossa. Sieno ancora sul mancino, supera Nambuletto, Sieno allarga, sbaglia però, recupera il pallone Conte. Tenta il tiro, ribattuto da Fossa, palla nei piedi di Murolo, sale Nambuletto, sale anche Conte. Murolo contro Clemente. Nambuletto dietro verso Pitulli. Si muove Murolo, Pitulli tenta di piazzarla, purtroppo il tiro va alto. Cervizzi a questo punto col pallone tra i piedi. Pacifico verso Sieno, un po' sbilanciato dal Palazzine. Rimessa laterale a favore di Real Madrid. Altra deviazione pericolosa di Conte. Stavolta il pallone non termina in rete.
calcio d'angolo. 3-1. La piazza purtroppo questa volta non... Primo errore, si può dire. Esatto, esatto, primo errore di Siena. Errore, poi ha tirato un errore, esatto. Murolo. Chiuso da Clemente. Murolo è comunque l'unico che ci sta credendo. Ma Murolo, Murolo è... Ha un gran cuore. Murolo è indemoniato. Grimaldi, palla a cercare Conte, un po' difficile questa palla. Cerdizzi la controlla sul fondo. Le abbiamo lasciato immergere. Immergere. Questa serie. Il tiro con la deviazione una parata. Questa volta para tranquillamente Grimaldi. L'ambuletto riparte il contropiede. Chiusura magnifica di Pacifico che annulla il contropiede. Annulla il contropiede del Real Palazzine. Conte sul pallone verso Grimaldi dietro. Grimaldi finta il tiro, tenta il tiro sul fondo. Grimaldi anche portiere. Fossa ad impostare, pallone filtrante intercettato da Conte. Riparte il Real Palazzine. Murolo cicca il tiro, non diventa, diventa quasi un assist per Nambuletto. Purtroppo non va. Ti voglio bene, non ce la faccio più. Appoggio di testa di Sieno, non si accorge della presenza di un amuletto alle sue spalle. Spazza pallone Real Palazzine. Vitulli. Vitulli è molto bravo tecnicamente. Pallone per un amuletto, tenta il sinistro. Guarda, un amuletto un po' in ombra questa sera. Vabbè. Come ho detto prima, prima l'abbiamo detto. Pallone sbagliato del portiere Cervizzi. Dove siamo? Secondo me siamo sempre nel poggio. Vitulli, seguite la pagina. Sì, seguite la pagina, se c'è una pagina, lo sa. Seguite anche su YouTube Tornei Skies per restare aggiornati. Sieno sale come un pazzo. Pacifico 4-1. 4-1 Real Madrid, rete di Pacifico che la classifica si muove come una freccia, corre sulla fascia destra del campo. Pallone magnifico di Sieno, insacca Grimaldi. Purtroppo la classifica si muove, brividi. Purtroppo un po' nervosi Real Palazzino questa sera. Diciamo, erano partiti bene. Erano partiti bene, anche se erano passati, diciamo, subito in svantaggio. Palla dentro a cercare l'amuletto, chiude fossa di testa. Attenzione, trattenuta di Murolo. Trattenuta di Murolo su, su Clemente. Calcio di punizione a favore del Real Madrid. Ci avviciniamo a fossa. Il calcio di punizione. Tenta il tiro, fossa invece no. Appoggia verso Pacifico, palla dentro. Chiusura del Real Madrid. Finisce qua il primo tempo. Intervistiamo proprio fossa. Vieni. Fossa, eccolo qua. Chi è Garofalo? Non lo so, sarà un fiore ancora sfocciato. Complimenti, ottimo primo tempo della tua squadra. Sei sempre al centro comunque di tutto. O quello gulla è Imsi Vacinilacci. A chi l'è stato? Hai visto a Ferdinand? Ha detto no, già, a capa mia, dicevo, no, c'è da sì, pur che ne era fa niente, che ti voglio spiegare. Saluta il pubblico a casa. Si spiegano, ciao, si mamma. Spiegano. Quando visto a Ferdinand al ballo, contro la prima cosa che faccio sono curioso di vedere. I Bugais.
oggi capite. Dai, poi devo spazio là, o si sta tirando ora a me. Ma stiamo facendo un attimo un'intervista. Hai ragione. No, scusa, ma tutti state giocando bene, armonia di squadra. Capitano, qual è il segreto, lo studio che avete adottato per questa partita? Sono gli sticker che hai in mano. Questo è il nostro trucco. È un quadernino, non è un quadernino, pensavo fosse sticker. Questo è il nostro trucco. Andiamo avanti portando anche noi un quadernino sperando di vincere fino alla fine. Grande, che grande. Meraviglia. Grazie mille per questa intervista, in bocca al lupo. Okay. Che bello stringere la mano sudata. Ci siamo. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ricordiamo il punteggio. Carlo, che cosa ti aspetti da questo secondo tempo? Mi aspetto un Real Palazzine coraggioso che comunque ci prova. E voglio, sono molto curioso appunto nel vedere come gestiranno questo vantaggio la squadra avversaria. Poi? E poi nulla. Prendi popcorn? Perché sta iniziando il secondo tempo. Esatto. Il nostro fotografo che senza di intanto sta arrivando. Proprio lui, Ernesto. Ernesto il fotografo. Seguito sempre su Instagram. Dopo Ernesto Afforia, Ernesto il fotografo. Siamo pronti per ripartire. Tanto l'ombrello dopo. Palla battuta 4-1. 4-1 punteggio Real Madrid. Riparte il secondo tempo qui al Real Poggio. Sieno questa volta sulla nostra fascia. Ci godremo le giocate di Sieno in questo secondo tempo. Ruffo di coscia verso Grimaldi. Pallonetto, stop di Fossa, intercettato quasi da Maniere. Clemente, appoggio sbagliato verso Sieno. Mambuletto. Ruffo. Oh, bella. Sieno. Palla sbagliata di Sieno. Carlo, ti lascio un po' la telecronaca. Arduo compito perché i nomi non va a cuore. Eccolo. Ci siamo. Daniele per le palle. Attenzione, possibilità di contropiede per la squadra avversaria. Attenzione, corre sulla fascia. Attenzione, Ruffo. Ottimo intervento, rimessa laterale. Vediamo un po'. Sono sulla palla, attenzione, Sino. Mamma mia, parte il tiro, la soiata. Però troppo va fuori. E quindi si riparte 4-1. Devono muoversi il Real Palazzine. Aruta. Aruta per Daniele. Daniele sul pallone. Daniele controlla, va avanti da Nambuletto. Nambuletto di testa, il difensore è stato bravissimo. Aruta, attenzione. Aruta. Aruta invece era Daniele, perdonatemi. Un'antonna difficile, la ruta, attenzione, Nambuletto, parte il tiro, paratona del portiere, non ci credo, che parata ragazzi, che parata, calcio d'angolo, sul pallone Daniele parte il tiro, esterno della rete, ragazzi, Real Palazzina è entrato bene, attenzione, non si può, non chiacchiera, attenzione, la palla è lì, sulla linea, non ci credo, Ruffo. Aruta, combatte. Nambuletto, possibilità di contropiede. Vai. Attenzione. Vai, vedi una caramella. Real Palazzine ci sta credendo. 4-1. Attenzione, lui. Clemente, proprio lui la mette, Clemente. Gol del 5-1. Grande Clemente. Pasquale fa dei gesti, non posso farli vedere. 5-1. 5-1. Si riparte. Aruta, Daniele. Ora per Aruta. All'indietro per Ruffo. Ruffo, Daniele, se ci farà una canzone dopo, Pino. Nambuletto! Attenzione, Daniele per Ruffo. Ruffo, attenzione, può tirare, invece si ferma, va all'indietro da Daniele. Attenzione, Daniele per Ruffo. Ruffo! Forse un tocco con la mano, sì. C'è il tocco con la mano, calcio di punizione per il Real Palazzine. Punizione.
Calcio di punizione sul... La palla c'è Ruffo. Ruffo è nambuletto sul pallone. Ruffo sul pallone, ma sembrerebbe nambuletto. Intento a tirare. Portiere si avvicina per dare qualche consiglio. Ruffo parte il tiro. Rete! Rete! Ruffo! Ruffo! Che gol ha fatto? 5-2. Ruffo 5-2 e non è finita, c'è ancora tanto tempo. 5-2 Ruffo, che rasoiata, signori. Si riparte proprio loro. Clemente, solo, ricordo solo Clemente. Pasquale mi ha lasciato da solo. Attenzione Sino. Attenzione, possiamo vedere la muletta in velocità, non ce la fa. Grande portiere. Attenzione, Daniele. 5-3. Prendono il pallone. Non è finita, cazzo. Non puoi dire parolaccio. Fomentati, 5-3, non è finita. E posso dire un aneddoto? La settimana scorsa Caressa anche diceva parolaccio. Lo stanco essere al palazzino. La settimana scorsa 3-0 lo Stangas, 3-3, 4-3 lo Stangas, 4-4, 5-4. Intanto sul campo ringraziamo Riccardo Trevisani. Attenzione! Stavo cadendo. Vabbè, Balua, riprendiamo la telecronaca. Che loro non muoiono mai, questo volevo dire. Attenzione! Palla dentro! Pasquale, non so se questo. Riprendiamo, eccoci qua. Aruta. Punteggio di 5-3. Real Madrid. Daniele Ruffo. Partita ancora nel vivo. Il gol di Ruffo che ha cambiato. Daniele palla dentro, d'ambuletto di testa, servizio. Tranquillo. Palla lunga di servizio a cercare Clemente, trattenuta da Daniele. Fallo di Daniele. Fallo netto di Daniele. Calcio di punizione Real Madrid, che immergiamoci in campo per vedere la battuta di questo calcio di punizione. Punteggio di 5-3 a favore del Real Madrid, che noi entriamo in campo proprio per farvi immergere completamente nella partita. Esatto. Per tutti i momenti. Siamo male, pallone. Sieno sul pallone. In barriera Ruffo e Daniele, tenta il tiro. Siamo messi malissimo. Va bene, ma mi sta facendo surato, giù. Va bene così. Questo resta nella storia. Va bene. Intanto pacifico. Tiro. Grimaldi la riesce a parare. Calcio d'angolo Real Madrid. Partita veramente. Sieno. Parata di Sieno. Ancora parata magnifica di Grimaldi su Sieno. Due volte. Che parata. 5-3. Daniele l'ambuletto. Conte di prima verso l'ambuletto. Sino recupera il pallone. Clemente cerca di far partire il contropiede, chiuso da Conte. Aruta, pardon. Non sanno come fare. Oh, 5-3. Ale. Esce l'ambuletto e Daniele entra Murolo. Conte sì. Vitulli. Ho avuto veramente paura prima che il pallone potessimo intralciare la partita. Va bene, così non succederà più. Immergere nella partita. Murolo intanto palla dentro a cercare proprio lui Conte, chiuso da Fossa. Arbitro invita la calma, la panchina del Real Palazzina. Intanto Vitulli
Palla, stop, magnifico di Conte. L'arbitro un po' di qua, un po' di là. Probabilmente ci sposteremo noi dall'altra parte appena sarà possibile. Tanto Fossa con un numero cerca di attaccare la porta del Real Palazzine. Nulla di fatto perché Conte recupera il pallone. Serve Grimaldi che a sua volta serve Vitulli, che a sua volta serve ancora una volta Conte. Palla intercettata da Pacifico. 5-3. Sempre 5-3 punteggio, partita vivissima. Murolo. Murolo. Pacifico spazia e chiude. Avviciniamoci ancora un po'. L'arbitro ci ha fatto il favore di cambiare direttamente zona del campo. Ruffo tenta il tiro sul fondo, peccato. Sieno. Palla un po' lunga, stanno soffrendo Pasquale. Soffrono quelli del Real Madrid. Vitulli, sale Vitulli, intercettato con un tacco da Clemente. Conte tenta la conclusione, questa conclusione è velleitaria. Meta. Meta di Sorrento, suggerisce il nostro fotografo. Seguite. Sieno riparte, Pacifico, Sieno cade a terra, intervento deciso di Conte, calcio d'angolo a favore del Real Madrid. Fatto male? Ti fatto male il tuo amico? Vabbè, ah, gioco già. Conte, 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 tenta la conclusione alta. Intanto Ruffo non è d'accordo, probabilmente. Parole inglesi volano. Intanto Clemente, Fossa verso Clemente, il contrario. Vitulli da dietro. Pacifico tenta il tiro alto. Un bel po' di conclusioni in questa partita, la maggior parte però alte. Murolo, sale Murolo, sale Murolo, chiuso da Clemente. Ruffo, Vitulli, ancora Ruffo. Murolo. Murolo veramente indemoniato. Stasera Carlo, come potrebbe finire questa partita? Senti, non lo so, non so proprio, perché comunque il Real Palazzino è entrato bene in campo, però manca quella cattiveria sotto porta e l'organizzazione. E se fanno fallo è un po' difficile. L'arbitro fiero di aver chiamato il fallo corre verso questa metà campo. Lasciamo ascoltare le discussioni che ci sono in campo tra Sieno e Conte. È un po' incattivita la partita, purtroppo. Ma fallo c'era sicuramente. Attenzione, intanto Clemente tira, riparte Murolo proprio contro Clemente. Murolo, non ci dimentichiamo che comunque l'arbitro chiama il fallo, forse per far calmare un po' gli animi del Real Palazzino, un po' agitati. Attenzione, Ruffo tenta il tiro. Clemente si incespica col pallone. Conte lo recupera, tenta il tiro di schiena, la prende Fossa. Nulla di fatto. Vitulli intercettato quasi da Clemente, recupera palla però Real Madrid con Sieno contro tratte. Ammonito Murolo. Murolo un po' nervoso. 5-3 per il Real Madrid, quelli blu.
fallo, fallo di Murolo che trattiene vistosamente Sieno, l'arbitro dovrebbe stare un po' più calmo. Murolo, l'arbitro lo ammonisce, Murolo si dovrebbe stare un po' più calmo, più che altro per non rovinare questa partita che comunque è bella, a prescindere magari dai toni, dai toni un po' alti, per far vedere meglio la punizione, perché abbiamo il terrore, non paura, abbiamo il terrore, non esiste niente. Cleme Russo, ho sbagliato tutto, tutto era fossa. Intanto nulla di fatto, scusami. Sieno, palo interno incredibile di Sieno, il portiere Grimaldi era uscito dai pali, Sieno recupera il pallone ma purtroppo palo interno. Vitulli, stop bello di Vitulli, Murolo un po' agitato, un po' nervoso, stop di petto di Fossa, recupera il pallone, sale Sieno sulla sinistra, palla proprio per lui, tenta il tiro Sieno, rasoiata, si conclude sul fondo, fondo, per l'arbitro non è calcio d'angolo. C'è ancora tempo per il Real Palazzine per recuperare, la partita un po'... Cambio, entra Nambuletto, entra Ruta ed entra Daniele per il Real Palazzine, escono Conte, Murolo e... probabilmente un altro deve uscire, entra, esce Ruffo, quindi Vitulli ancora in campo, cambiano gli altri tre, Daniele col pallone tra i piedi, Daniele che mi ricorda un po' fisicamente il Gallo Belotti, numero 9, Daniele tenta il tiro, bel tiro di Daniele, però purtroppo si conclude sul fondo. Pacifico intanto, Fossa che imposta a cercare Sieno, purtroppo palla intercettata, pardon. Daniele, Clemente, Daniele spinge un po' Clemente, ci sta, calcio di punizione chiamato dal signor Giovene, numero di Fossa su Nambuletto, Pacifico, niente, calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Real Madrid, palla dentro Aruta, Daniele controlla, pressato, tenta il tiro che intanto parata. Sieno, Vitulli, Nambuletto, Nambuletto tenta il tiro in diagonale, cercare il secondo palo, purtroppo esce fuori, gran bella giocata di Nambuletto. Carlo, intanto il tempo passa, il punteggio è sempre di 5 a 3, un bel palo prima, bel palo di Sieno, sarà difficile decretare il migliore in campo questa sera, tanto la palla recuperata da Nambuletto, recupera la volta Fossa, Sieno, Sieno semina il panico, Sieno palla verso Clemente che tira, Grimaldi, Grimaldi, Grimaldi però chiude la sala cinesca, Fossa, Fossa tenta il tiro deviato da Ruta, quindi calcio d'angolo Real Madrid ancora sul punteggio di 5-3 quando siamo giunti quasi penso al 20° minuto, attenzione a Ruta, questa volta Grimaldi non si fa trovare impreparato, Daniele tenta il tiro chiuso dibattuto da Fossa, palla nei piedi di Clemente contro Daniele, attenzione Sieno, Sieno, eh no, è Pacifico, Pacifico chiuso da Daniele in extremis. Cosa si è mangiato Pasquale? Occasione ghiotta nei piedi di Clemente per chiuderla quasi, sì è vero, Nambuletto tenta il numero chiuso da Pacifico, palla sbagliata di Nambuletto, non inserata questa sera Nambuletto mi sembra, nonostante il bellissimo gol, Vigliance proprio con mano lassi, è lui, Vigliance con mano lassi di Nambuletto, Sieno, Pacifico, palla sbagliata, chiude Vitulli, Nambuletto, Daniele, palla sbagliata di Daniele, un po' stanchi quelli del Real Palazzine nonostante abbiano, abbiano un bel po' di cambi. Come? Ma Real Madrid non c'è un cambio. Sieno riesce per il rotto della cuffia a tenere il pallone in campo, ancora col pallone tra i piedi, Sieno tenta il numero su Vitulli, lo supera, Sieno chiude troppo il tiro che si spegne sul fondo. Altro. Oh,
Altro cambio. Altro cambio per il Real Palazzina, entra di nuovo Murolo. Nambuletto tenta il pallo di tacco. Conte, che cosa ha fatto? Conte, Cervizzi, gran parata. Oh, prendo gol, gol, gol. Mi rimandi. Murolo, numero 7, tenta la conclusione, deviata, calcio d'angolo per il fondo. Decisione giusta dell'arbitro. Sieno. Fossa. Palla a cercare Pacifico, che di tacco tenta un pallone magnifico verso Clemente, purtroppo non va, attenzione Pacifico, per poco non recupera il pallone. Aruta, passa. Conte, Pasquale, mancano pochi minuti al termine, mancano forse 2 minuti, 3 minuti, chi lo sa. Devo segnare ora. 5-3, ancora 2 gol di vantaggio per Real Madrid. Fuori. Continua la pressione alta del Real Palazzino, però. Conte. Palla filtrante, chiuso da Fossa. Muro, lo scivola, peccato, al momento del peccato. Tiro, peccato. Salute. Peccato, perché si era coordinato bene. Vogliamo che Pasquale sia vaccinato. Sì, un bel po' d'acqua. Vai, 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 tranquillo. E allora 5-3, il risultato è 5-3. Vediamo se Real Palazzine terrà testa. Grimaldi. Ruffo, entra Ruffo al posto di Aruta. Ritorniamo in campo, allora. È entrato Ruffo. Nambuletto, Nambuletto, Ruffo. La cambia per Rumurolo. Contro il muro. Grimaldi. Murolo, Murolo può salire. Ci devono credere, ci devono credere. Nambuletto. Nambuletto, parte il tiro, deviazione, calcio d'angolo. Ora devono muoversi. Il pubblico li incita. Non c'è un attimo di tregua. Ancora la palla è loro. La palla ancora per Real Palazzine. C'è Ruffo libero, ma lui va al centro. Attenzione, Nambuletto! Ma cosa ha tolto, ragazzi? Possibilità di contropiede ancora. Sino. Sieno, 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 Sieno. La possono chiudere. Sieno! Ma che parata ha fatto? Che parata ha fatto Grimaldi, ragazzi? Che comunque grazie a lui che sono ancora in partita. Vero. Ci siamo. Ci siamo. Sieno. In mezzo, cosa ha fatto? Vai, ci sono. Ci siamo, attenzione ancora alla pallellina. Ed eccoci qua, Pacifico col pallone tra i piedi, supera. Rimessa laterale a favore del Real Madrid. Clemente. Pasquale, brutti ricordi in campo. Lo so, bruttissimi anch'io. Pacifico sul destro. Attenzione, Clemente, Clemente! Grimaldi riesce a prenderla, incredibile chiusura di Grimaldi. Tutto, Grimaldi sta salvando veramente tutto. Andiamo a vedere in campo. Vediamo, vediamo come andrà a finire questa partita. Sì o no? Verso Fossa, sale Fossa. Ancora verso Sino, pallone un po' arretrato. Ripartono in contropiede. Murolo! 5-4, segna il pallone al centro. Quanto manca? Mancano pochi minuti, sicuramente. Pochi minuti, ma devono crederci. 5-4. È poco, poco, lo poco. Sappiamo, manca poco. Però devono crederci. Contropiede incredibile, addirittura contropiede del Real Palazzine, paradossalmente. Anche se il tempo passa, loro ci sono. 5-4. Attenzione, finta di Sieno, fallo di Ruffo. Battono velocemente quelli del Real Madrid, ancora Sieno.
Sieno tenta di superare l'avversario, non riesce a farlo, però guadagna almeno la rimessa laterale. Murolo recupera ancora una volta il pallone, contropacifico, parte Murolo, chiuso da Fossa, grande chiusura di Fossa, pressione alta del Real Palazzine. Sfortunatissimi quelli del Real Madrid. Daniele, tiro improvviso di Daniele, purtroppo si spegne sul fondo, continua la pressione alta del Real Palazzine. Intanto Murolo tenta il tiro, Cervizzi la para, non c'è un attimo di tregua. Pasquale, c'è neanche il portiere, sale portiere sulla metà campo, calcio d'angolo Real Palazzine, batte Murolo, pallone verso, attenzione sulla linea di fondo, Daniele, madonna ragazzi che si è mangiato sulla linea di fondo. Che cazzo dice, si è mangiato, non ha fatto niente. No, è per poco. Sieno, sale Sieno. E ce la siamo vista brutta. Sale Sieno, rimessa laterale, Real Madrid. Ah? Attenzione. Clemente, attenzione. Clemente, palo verso il palo. Palo incredibile. Palo incredibile. Altro. Un film, qualcosa, perché non ci credo. Perché è così, altro palo interno di Sieno. Attenzione. Contropiede. Murolo, pallone leggermente lungo. Peccato. Contropiede poteva essere veramente decisivo questo contropiede per il Real Palazzine. Recupero, quindi la partita è veramente agli sgoccioli, 5-4 Real Madrid. Sieno, Clemente, contropiede Real Madrid. Clemente, attenzione Sieno, Clemente! E la chiude proprio lui, Clemente, su assist di Sieno, e la partita finisce così, Real Madrid 6, Real Palazzine 4. Abbiamo il migliore in campo, Carlo. Andiamo proprio dal migliore in campo, deciso dalla stampa. Sieno, dov'è Sieno? Ma poi a mi mamma mi fa arrepiare. Chiamiamo Sieno. Sieno, dov'è Sieno? Sieno, complimenti. Migliore in campo. Migliore in campo. Sei un turbo. Cosa ti mangi la mattina per essere così veloce? No, veramente complimenti. Grazie. È stato fantastico. Chi vuoi salutare? Vuoi salutare qualcuno? No, i ragazzi che non sono venuti della nostra squadra, che ci hanno rimasti in 5, però fortunatamente abbiamo vinto lo stesso. E per il futuro invece che cosa vedete? No, partita dopo partita. Perché come calciatori oggi hanno avuto i primi in classifica la sicurezza che vincevano loro. No, infatti. Darete del filo da torcere. Come sempre. Grazie mille. Sì, complimenti. Complimenti. Grazie Sieno. Arbitro. Ciao. Ringraziamo il signor Jovene. Jovene, signore di Napoli. Carlo, che dire, Pasquale, ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti. Termina qua la quarta giornata del Prune. Termina qui. E allora direi... il punteggio. Real Madrid 6, Real Palazzine 4. Quindi salgono al secondo posto, no? Secondo posto, Real Madrid. Se no... Forse a pari punti con il secondo. Chi lo sa, lo vedremo poi con la classifica su internet. Quindi... Che dire? È tutto da Paghi Crescuolo e Carlo Celotti. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi.